Buongiorno. Quando è questa notte in tenda? Mi sono svegliato tipo all'alba per andare a pisciare. Mi sono svegliato ogni 20 minuti probabilmente. Urca. Ma più che altro pensavo ci fossero dei droni a passare sopra. Tipo, che roba è? Sono tipo delle api. Ok. Quali due? Non so, basta solo dopo che me lo faccia provare. Vai. No, vai. Allora, Cookie, vai. Colazione proteica ad alta quota. Dacci il tuo giudizio. Li ho sempre visti nei video, ma non li ho mai sentiti. Cos'è, caramello salato? È buono. Oh, devi dire. Francesco Zini. Link in descrizione. Io comunque penso ancora che Bernardo sia l'unico ventenne a mangiarsi il latte intero. Sei un folle. Salutateci gli altri, è stato un piacere. Grazie di tutto. Ah, brandizzati anche il Lago Nero. Meglio di così che vuoi. Comunque, se volete farvi un bel trekking vicino a Pistoia, il rifugio del Lago Nero, veramente accoglienza top. Offerta libera, ci sono i volontari, tanta roba. Sono quelli invece. Guarda partito. È un trisone. Un tritone in sospensione. Questo qui è il Lago Nero, da dove viene il nome rifugio. E questi esserini in acqua sono tutti piccoli tritoni. È zeppo di tritoni, infatti non ci si può fare il bagno. Sembra una carta delle Magic. Creatina. E ci va. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Ciao. No, porta fortuna. Cade una miseria. Gino non si è fermato un attimo. E ora si riscende. In salita sarà più faticoso, secondo me. In discesa. Già traumatizzato dalle discese, dalle salite. Io. Guarda chi si rivede. Si è fatto due terzi. Due terzi di strada. Siamo praticamente alla macchina. E non sono neanche sudato. Finito. Easy. Easissimo. Torna vittoriosi, riposati e felici. Non finisce qui naturalmente, ma per fortuna ce l'abbiamo questo zaino da 10 kg. Fatto 9 km andata e ritorno e al ritorno ci abbiamo messo 50 minuti, l'andata un'ora e mezzo. Bello, mi è piaciuto. Quelli del rifugio sono stati incredibili. Abbiamo lasciati che stavano preparando di nuovo una crostata, perciò vi accolgono con crostata e ricottella. Ci siamo disarmati e adesso Berna mi porta verso la prossima avventura. È ancora un'incognita per me, so solo che siamo a un fiume. Non andiamo a un fiume. Andiamo a un parco giochi creato da me sopra un fiume. Allora, l'unica pecca che ha questo tratto di fiume dove stiamo per andare è il percorso per arrivarci, che parte da qui. Ah, ah. Effettivamente diciamo che non ne invita tanto. Bello, illegale, mi piace. Io non salto, eh. Ai lati ci sono tutti i rovi. Bello! Ah! Giuro che non vi ammazzo, Francesco. Mi danneggerò un pochino, mi graffio. Ah! Che l'ho preso! Oddio, non regge. Livello rovi, l'abbiamo superato. Livello rove. Superando. Ah! Bastardo! Mi voglio. Ah! Ma che palle! Incastrata nella schiena. Non si parla neanche più. Qui dentro c'è Hit. Ah, bello, mi piace. Chi sarebbe questo qua? Qui ci trasportavano. Quella fabbrica grossa di cui vi parlavo. Collegato qui c'erano dei binari e con i carrelli trasportavano il legno. Ma se sì. Oh, non voglio tirare giù tutto, non voglio rovinare il parco giochi. E ora. Oh, che paradiso. Bello. Ho i ginocchi in fiamme. Mi sono sfondato di rovi. Però bello. Molto alla Oliver Twist questo posto, eh. Allora, il parco giochi che mi diceva Berna è stato costruito da lui appunto. E quella corda che vedete qui in mezzo è una zipline. E invece là c'è la liana di Tarzan dove ti ci appendi e poi ti tuffi in acqua. Per fare un video su YouTube si costruiscono anche queste cose. Olè. Fredda? È fredda? È congelata. No. Mi ricorda molto quella scena del Gigante di Ferro dove Hogarth si butta in acqua e dice che è calda e poi in realtà è gelida. Oh. È come buttarsi nel freezer. Io non lo farò. No.
Verna sta andando a fare la cavia. Sembra che stia camminando in verticale sulle rocce. Il momento della verità. 2, 1. Si può fare. Oh. Alla fine quest'acqua è fredda, ammazzata proprio, però ci sta bene. Hai capito che si nasconde dietro Pistoia? È qui che si nasconde. Mo è pieno di insettini schifosissimi. Non ci entro. Ho un certo languore io. Si è fatta una certa. Mi aspetta un franzettino. No, la seggiolina. Rip seggiolina tattica. E adesso bisogna fare il tragitto al contrario. Zanzara. A graffi, ci siamo. Non c'è male. Adesso pappa. Allora, il pranzettino di oggi è fatto apposta per la presenza di Francesco. È un piatto tipico di quassù, ovvero una buonissima pasta con i funghi. No. La pasta ci vanno ancora messi. Tagliolini spianati a mano da mio nonno, con i funghi raccolti quassù, freschissimi. E la salsiccia, perché un po' di carne ci va sempre. Mi sento un botto viziato. Tutto fatto in casa. Praticamente noi siamo andati su al lago con della salsiccia che avevamo comprato io e Francesco. Ok. La salsiccia comprata alla Hop. Mia mamma aveva comprato della salsiccia per cucinare e per fare questo sugo. Noi siamo andati al lago con la salsiccia che abbiamo fatto stamattina quando siamo andati via. Gliel'abbiamo lasciata. Ieri sera ci hanno accolto come fratelli praticamente, quindi gliel'abbiamo lasciata. E ho appena chiamato mia mamma e mi ha detto: ma che sacchetto di salsiccia hai portato su? Quello che avevo. L'hai scambiato col mio. Ah, no. Dentro c'erano le braciole da fare con i funghi con Francesco. No. E io: ah, quindi le ha lasciate anche due braciole al lago che no, non ci sono oggi per pranzo. No. Cioè, salsicce e braciole? Sì. Gridateci le nostre braciole. Quindi solo primo oggi, non ci sarà il secondo. Cavolo. Braciole. Fantastico. Tac. Qui ti insulteranno un po' forse nei commenti, Mi spiace per voi che non ce la mettete. Wow. Fa anche l'impiattamento. Vai, vai, vai. Questo è un piatto da hotel. Non so come descrivere questo piatto. Scrivete voi nei commenti. Dategli un aggettivo. Pomino. Se iniziamo bene, si finisce ancora meglio. Solo una cosa da dire ora. Eh sì. Buon appetito a tutti. Non voglio essere blasfemo, cioè non voglio essere volgare, però porca. Sono buoni. Funghi di qui, cioè presi qua su. Eccellenza culinaria. Il cielo fa dei rumori non troppo amichevoli, però siamo tornati a San Marcello. Adesso ci avviamo all'ultima tappa di questo tour della montagna per Francesco. Si va là? Sì. Io comando qui. Io ho le chiavi del campanile. No, stravelce, cioè, sei il guardiano. Non sono mai stato su un campanile. Spettacolo. Ma se stiamo qui fino alle 4 suonano le campane? Sì. Cazzo. Ma no, questo. Ah, ok. Cioè, credo che questo martellino sbatta qui. Ah. Bello, bello. Si conclude così con la vista generale di San Marcello. Perciò con la pioggia in arrivo. Ciao ciao San Marcello. Torniamo verso Pistoia. Perciò Berna, sto avendo un piacere. Poi sentiamo. Bello, bello. Vlog, ci vediamo presto. Ciao. Mo si torna a Firenze verso nuovissima avventura. Back in Florence. Sto iniziando ad accusare la stanchezza un pochino. E ho anche una discreta fame in tutto questo.
Non voglio andare a fare la spesa, portatemela. Però facciamo quello che deve essere fatto. Lidl. Teoricamente ho fatto 5,15 euro per cena e colazione. E con ciò sta anche iniziando a piovere. Perciò amici miei, con un'altra valigia pronta per partire, yogurt greco sul tavolo di fronte a questo daily vlog, vi dico che per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovo bellissimo daily vlog da un'altra città, prima di Brescia. Infatti vi ricordo, vi rinnovo la proposta di consigliarmi i cibi e i posti da andare a provare a Brescia. Non consigliatemi pizzerie o fast food, perché voglio provare il cibo tipico di Brescia, i piatti tipici. Perciò nei commenti mi raccomando scrivetemi un po' di ristorantini, posticini interessanti da andare a provare. Noi ci vediamo domani in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.